non puoi fare a meno che guardare l'acqua e dire adesso cosa facciamo, come la mettiamo la luce in questa piazza. E nasce l'idea della boa, la boa perché è un, diciamo che è un oggetto che tutti conosciamo e quindi ci accomuna, ognuno ha pensato per una volta la sua vita alla boa, un po' come appiglio, come aiuto, come salvezza, come oggetto semplice che ti dà la possibilità di riposarti, di distenderti, di rasserenarti. E quindi 208 perché sono la traduzione della città di Rimini, cioè Rimini è una città ospitale. Se tu pensi a Rimini, pensi a Fellini, pensi all'ospitalità, pensi a tutto quello che può succedere in questo posto e ci vai. Quindi perché no metterne 208, perché sono 208 i paesi del mondo e quindi per dire a tutti siamo qui, vi aspettiamo, siamo a braccia aperte, esistiamo, non molliamo. La boa è questo, no? È un momento di resistenza, anche di resilienza, di antifragilità. Una boa è per tutti, una boa non è un oggetto complesso, è un oggetto semplicissimo, ovvio che inteso come oggetto marino, inteso come oggetto in plastica che ha una luce sopra segnalettica, quindi va gestita, cioè non può essere usata così. Va riprogettata, allora abbiamo cominciato a disegnarla, abbiamo cominciato a pensare al materiale. Il materiale è neutro, quindi non ha colorazioni per essere proprio come una lampada. In più è stato disegnato apposta e prodotto per ospitare una luce che farà luce all'interno e non fuori. Un progetto che inizialmente nasce per essere posizionato in un luogo, quindi legato allo spazio, ma che tramuta in un progetto per il tempo. E questo lo rende un po' infinito, no? Ciclico e per tutti. Appena vedo il ponte mi viene in mente che sono 10 anni che, se devo descrivere cosa faccio, è mi immedesimo nell'essere un ponte, nel senso che, cioè, mi immagino di essere tipo un ponte che va dall'idea, no? Dal pensiero, dall'idea che hai, e attraverso questo ponte arrivi a un messaggio. Quindi il ponte è tutto il processo di progetto, tutto il design, no? Quello che è lo strumento, il disegno, la produzione, per arrivare a un messaggio che può essere etico, politico, morale. Cioè, l'importante è che ci sia, cioè, questo non deve mai mancare. E penso che questa volta il messaggio sia il più universale possibile. E spero che se ne accorgano e spero che si ricordino questo intervento e che la boa abbia un valore molto grande rispetto a quello che normalmente senza pensare diamo. È stato soprattutto un onore avere la possibilità di presentare un progetto come questo in un posto così suggestivo come la Piazza d'Acqua al Borgo San Giuliano, un posto veramente dal grande fascino. Quindi grazie all'assessorato alla cultura del Comune di Rimini, grazie al Laboratorio Aperto e soprattutto grazie a Gio Tirotto. Grazie a Gio per aver pensato a un modo diverso di illuminare questo Natale, grazie per aver pensato a un modo silenzioso e comunque empatico e assolutamente coinvolgente di riuscire a trasmettere questo messaggio che è vero che è universale, ma ogni boa è ancorata singolarmente, quindi siamo tutti individui ma parte del tutto. Credo che un progetto del genere non abbia bisogno di particolari spiegazioni sui vari layer interpretativi. Riempie gli occhi a guardarlo, le boe di Gio si illuminano di sera dopo aver raccolto l'energia solare durante il giorno e iniziano a luccicare nella speranza di trasmettere questo senso di positività, questo anche voglia di sentirsi insieme parte del tutto per, insomma, reagire a questi ultimi mesi che sicuramente non sono stati facili.